E bentornati ragazzi, siamo qui dal nostro Muscle Pig col suo compare Mr. Pig, esattamente su Mr. Meat, perché come vedete hanno cambiato l'immagine del gioco, come era quella sul Play Store, mettendo lui che fa boh. Perché ragazzi è arrivato appunto l'aggiornamento 1.5.1. Allora ragazzi, entriamo intanto sul gioco. Riguardante questo aggiornamento, ragazzi, non c'è stato niente di speciale. Hanno cambiato appunto l'immagine del gioco, come vi ho fatto vedere, hanno tolto dei bug e poi hanno aggiunto l'extra life, solo con i dati mobili attivi, però ovviamente. Nel senso che se uno muore e perde tutti i giorni, c'ha la possibilità di riprovarci un'altra volta, senza perdere tutto e dover ricominciare. Sinceramente sono rimasto deluso. Speravo in qualcosa, però meno male, dopo un grande aggiornamento che hanno fatto, era ovvio che non aggiungessero così tanto. Mentre sono curioso, ragazzi, di vedere Evil Nun cosa aggiungeranno nel nuovo aggiornamento che verrà a breve. Allora, tocchiamo play. Ragazzi, questa volta col nuovo aggiornamento noi ce la giochiamo, ma ce la giochiamo in modalità normale, ragazzi. Con quattro blocchi alla porta, col pavimento che per fortuna non scricchiola. E vabbè, con Mr. Meat che ragazzi va a velocità normale, vabbè. Quindi tocchiamo play e iniziamo con il nostro caro filmato. Oh. Noi, intelligentemente, andiamo a casa di uno psicopatico macellaio e andiamo da soli. Cioè, molto intelligente questa come cosa, no? Porca miseria. Bella. Siamo dentro il cortile. Che emozione. Ok, come la SWAT. 3, 2, 1, via. Di corsa! No, le tongs. Porca miseria. Non mi ha visto. Ho sentito aprire la porta, ma non mi ha visto. Io apro qua intanto. E stava lì sull'uscio. Intanto, ragazzi, Mr. Meat esce fuori. Perché è fuori di zucca. Adesso torna dentro. No! Le tongs laggiù non le volevo lanciare laggiù. Miseriaccia. Ok, l'ho ripresa, ragazzi. Ah, come partiamo? Mamma mia. No, stavo salendo le scale. Perché mi sono fatto vedere come uno scemo? Porca miseria. Ok, là c'è il martello, ragazzi. Là c'è il martello. No, non c'è la Green Killy. Porca miseria, speravo che la Green Key fosse in frigo. E invece non sta nel frigo, ma sta giù. E porca miseria. Ma vaffa, frega. Ok, vediamo se ci stanno. Le cutting pliers. Bene. Codice. Bene. Ok, giron girello intorno al tavolello. Si va, si va, si va. Ok, speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene che non viene qui. La musica si è bloccata. Ok, allora. La stanza questa qui non è cambiata di pezzo, ragazzi. Ci entro così ve lo potete guardare. Non è cambiato niente purtroppo. Ok, riusciamo. Eh no, questa volta io non cadrò. Non cadrò, non cadrò. Dove sta lo shotgun? Shotgun. Mazza, dove sta? Sta là giusta, vabbè. Vediamo un po'. Il guanto. No, il guanto non c'è. Beh, io potevo evitare allora di.
Vabbè, no, alla fine mi serve per i proiettili. Allora, ragazzi, quanto odio questa parte. Ok, sperando che Mr. Meat non ci inchiappetti, lasciamo le tongs qui. Ok, ragazzi. Adesso ci tocca aspettare Mr. Meat. Io ho paura di lanciare via la pistola perché non voglio fare una fine come l'altra volta, ragazzi. Però Mr. Meat non si fa vedere. Sentite, io metto qua e faccio così. Oh, adesso dovrebbe venire. Ok, io vado verso le tongs. Verso le tongs che stanno qua nel capanno. Mr. Meat! Guardatelo, ragazzi! Boh! Seccato Mr. Meat di... Oh, cadi? Ok. Seccato Mr. Meat di brutto. Andiamo a prendere la green key. Di corsa la green key. Di corsa. Di corsa. Perché deve star qua giù la green key, ragazzi? Mamma mia. Non voglio rischiare per niente. Butto qui la green key. Prendo il fucile. E sono pronto a dargli un altro colpo di fucile. Dove sta la green key? Ok, sta lì. Come si alza lo fuciliamo a questa testa di ciccia? Forse potevo provare a mettere la green key, però ragazzi è stato meglio non rischiare, dai. Alzati. Alzati! Non ci credo. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ho lisciato il tasto della pistola e quindi non mi ha fatto sparare, ragazzi. Ma io non ci posso credere, ci troviamo qua rinchiusi. Almeno non abbiamo sprecato il colpo. Però che figura del cacchio. Mr. Meat ci trolla, ci trolla. Mamma mia, come ci trolla. Usciamo, va? Oh, vediamo se qua c'è il guanto. Il guanto. Non c'è. Ma scusate, no? Il blocco alla porta, evitando il maiale. Ah! Non è più quello del guanto. Ah, capito. Quindi mo quello del guanto ci sta solo in hard e in estremo. Quindi dobbiamo recuperare la car key. Ah! Vabbè. Quindi se la car key non sta lì nel capanno, starà o sotto la cosa della pizza o dentro il mappamondo. Va bene, va bene. Oh, passiamo per il lurido bagno. Ok. Sì. Dov'è il macellaio? Dov'è il macellaio? Non lo so dov'è. E allora facciamo. Ma la miseria! Da dove è? Ok. Col braccio che ha trapassato la porta. Tutto molto normale, ragazzi. Prendiamoci lo shotgun. No, non posso sbagliare. Ok. Prendono un po' d'aria e poi. Boh! Mr. Meat è seccato. Bene così. Andiamo ad aprire la porta del porco. Che poi io dico, come fa Mr. Meat a rinchiuderci dal porco se questa porta è chiusa? Cioè, pure lui passa dal frigo? Mi pare una cosa un po' strana. Che come fa a riuscire poi? Ce la facciamo noi. Andiamo a prendere le tongs, va. Basta chiacchiere, andiamo fieri a togliere l'asse, mo suona pure la campana che sta lì. Brutta zozza. Lo sapevo che suonava, e beh. Direi, suonava sì, e ha suonato quella telecamera meschina. Mentre il porco non si fa vedere.
Vieni, Mr. Meat, vieni, sì, bello, Mr. Meat. Sto qua giù, mi raccomando. Oh, sto qua giù! Testa di rapa. Ma guarda te. Eh no, non mi prendi così. Non mi prendi. Vaffa frega, questa campana suona. A rompere i cocomberi, riprendiamo le cutting pliers. Ok. No. M'ha visto alla grande, io stavo andando verso di lui. Guarda, mo torna qui. O forse no? Perché non torna qui? Ecco. E mo non so da che parte andare. Porca miseria. Ragazzi, io vado per di qua. Se mi ritrovo mi stermitto in faccia. Ok. E dov'è mo Mr. Meat? Sta qui? Ok, non sta qui. Allora, facciamo cadere le casting pliers. Adesso viene. Era uscito! Era uscito! Vabbè, io. No, in realtà io andavo, dovevo mettere lì le cutting pliers. Le dovevo usare fuori, quindi vabbè. Dov'è? Ehi, mortacci! Ce la farò a tagliare il filo che sta qua fuori? Sì, che ce la devo fare. Bene. Senti, al ritorno di Mr. Meat! Bene. Ok, mo con la telecamera ci torna a inchiappettare. Brutta telecamera che suona. Brutta zazzona. Di una telecamera del cavolo. Telecamera da rocca, ragazzi. Una telecamera da rocca! Eccolo, eccolo, Mr. Meat! Freghiamolo di nuovo così. Perfetto. Suona, suona. Fancocco. E andiamo su, ragazzi. Andiamo su e prendiamo il nostro amico martello. 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 Ok. Facciamolo cadere qui. Così lui viene. Noi scendiamo e andiamo a spaccare quella fastidiosa telecamera. Vai, vai, vai. Spacchiamo la telecamera. Poi dobbiamo tornare su e spaccare il vetro, sì. Io dico, come fa questo tizio umanoide che sto utilizzando per questo gioco ad arrivare alla telecamera che sta lassù? Ma è caddì che lancia il martello? No, gli si allunga proprio il braccio. Scappa, umanoide del gioco! Non farti prendere da quel ciccioide! Scappa! 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 Sento la musichetta! La musichetta! Horribilande! Ok. Non mi faceva prendere il dardo, ragazzi. Non ho parole per dirvi cosa ho provato in questi secondi. Non mi faceva prendere il dardo quello specchio schifoso. Quello specchio schifoso. Intanto andiamo a vedere dove sta la car key. Sta qui? Ok. Ok, ragazzi. Quindi andiamo a prendere la red key, tanto adesso dovrebbe stare a dormire. Dormi, dormi. Red key. Ok. Bene, andiamo a mettere la red key. Dai, dai. Dai, dai. Mettiamo sta red key, va. Oddio mio. Che impresa. Sì, io sto a mettere qua. Cioè, è stranissimo perché qua il lucchetto, se lo vedete, è rosso. E allora mi è venuto naturale, non so perché, di... Oddio. Di provare ad aprire questo lucchetto con la red key. Quando invece bisogna avere la blu key. Vabbè. Potevamo fare questo lucchetto blu e quell'altro invece che giallo rosso. Però vabbè. Mr. Meat si è alzata alla grande, eh? Eh sì. Mi serve
La blue key, ragazzi. Dobbiamo recuperare la car key. Quindi usciamo qua fuori per aprire quel lucchetto rosso. Dove stanno il macellaio? Dove si è nascosto? Macellaio! Prendiamo il fucile, va. Ok, era l'ultima. L'ultimo proiettile era. Ok, sta lì. Perfetto. Ok, adesso di corsa. Una mega run, ragazzi, una mega run. Prendiamo la car key. E prendi la car key. Ok, e prendiamo dalla macchina il pezzo di legno. Io dico che ci fa un pezzo di legno dentro la macchina. Non mi pongo domande. Scappiamo. Io chiudo per sicurezza, ragazzi. Il porco? Bene, il porco non si è fatto vedere in questo gameplay. Butto le chiavi lì. Voglio andare a vederlo. Non so quanto mi convenga, ma voglio andare a vedere dov'è il porco. Mi immagino tipo in questo, per sbaglio il gioco si è buggato e non ha messo il porco in questo gameplay, perché mi pare stranissimo non averlo visto. Dove sarà? Ah, sta lì. Bene, il porco c'è. Ebbene, mi sembrava troppo strano. E quindi abbiamo aperto il lucchetto giallo, il lucchetto rosso, l'asse di legno. Beh, l'asse di legno non l'abbiamo proprio aperta, però vabbè. Abbiamo tagliato il filo di qua, il filo di là. E quindi, signora Amelia, che stai laggiù, ti vediamo? Sì, ti vediamo. Bene. Sto venendo a salvarti. 3, 2, 1. Porco macellaio. Porco. Momento glorioso. Dai. Vai, Bobby Roode. Salva questa tizia drogata. Salva. E anche oggi abbiamo salvato la tizia. Ma bene così. Va benissimo così. Ce ne scappiamo con la nostra auto schifosa. E lui rosica, giustamente. Ragazzi, che dire? Ah, la contentezza. Anche la versione 1.5.1, che in realtà non è cambiato niente, in poche parole. Quindi è stato uguale alla versione. È rimasto in poche parole uguale alla versione 1.5.0. Però vabbè, la versione 1.5.1 questa è. E con i suoi cambiamenti, diciamo che l'abbiamo terminata anche oggi con i suoi cambiamenti, che sono stati cambiamenti veramente very good. Io saluto tutti quanti. I cambiamenti di Mr. Meat ci salutano e auguro a tutti quanti un buon inizio di settimana. Bella amigos.